Sensibilizzazione, ricerca e accesso alle cure per tutti. Sono gli itinerari indicati dal Pontefice ai partecipanti al Convegno internazionale sulla medicina rigenerativa. Ricevendoli in aula Paolo VI, Papa Francesco ha chiarito che, nel contesto odierno, è fondamentale acuire la sensibilità umana, soprattutto dinanzi a quanti sono affetti dalle cosiddette malattie rare e si sentono non di rado abbandonati e trascurati. Parimenti, si percepisce un'urgenza educativa che, insieme alla maturazione delle facoltà intellettuali degli studenti, garantisca un'adeguata formazione umana. Formazione e ricerca infatti esigono di essere collocate nell'orizzonte del servizio ai valori alti, quali solidarietà, generosità, gratuità, condivisione del sapere, rispetto per la vita umana e amore fraterno e disinteressato. Infine è vitale assicurare a tutti l'accesso alle cure, anche a quanti non rappresentano un consistente ritorno economico degli investimenti fatti in loro favore. Bisogna opporsi a un'economia dell'esclusione e dell'inequità, che semina vittime quando il meccanismo del profitto prevale sul valore della vita umana. Questa è la ragione per cui alla globalizzazione dell'indifferenza bisogna contrapporre la globalizzazione dell'empatia. Perciò siamo chiamati a rendere noto il problema delle malattie rare su scala mondiale, a investire nella formazione più adeguata, a incrementare le risorse per la ricerca, a promuovere l'adeguamento legislativo e il cambio del paradigma economico, affinché sia privilegiata la persona umana.